sei arrivato al centro sperimentale e lì sarà scattato qualcosa o non è scattato qualcosa? È scattato l'amore per il cinema. Io ripeto, non avevo una frequentazione, non avevo un scientifico, sapevo poco o nulla, però certo per me è stata una bella storia, anche se non c'era mai, non avevamo insegnanti. Ogni tanto veniva qualcuno a fare delle lezioni, ma era molto destrutturato rispetto a come oggi. E che anni erano esattamente? Io l'ho fatto dal 64 al 66, parecchi anni fa. Ogni tanto non so, è venuto una volta Fellini, veniva una volta venuto Rosi, che allora non era qualcosa conosciuto ancora. È stato il centro allora, è stata un'occasione per confrontarti con dei grandi autori, no? Oggi invece so che è molto strutturato, insomma, la storia una vera e propria scuola, insomma. E però questi incontri anche occasionali sono stati utili secondo te, anche se ad esempio di così, no? Il cinema di Fellini non ha nessun punto di contatto con il cinema di Rosi, no? Questo è evidente, anche più distratto. No, sono stati molto utili perché è un modo per conoscere appunto le varie facce del cinema, con autori più diversi, quindi molto prolifici per l'incontro. Tu poi hai cominciato, se non sbaglio, se sto sbagliando con mi pento subito, hai cominciato a fare documentari, no? Quello che adesso viene chiamato cinema del reale. E quella era una cosa, era stata una necessità, nel senso che poi uno finisce il centro sperimentale, bisogna poi cominciare a entrare nel mondo del lavoro, oppure è qualcosa che ti interessava moltissimo. Se uno guarda i titoli dei tuoi libri e il lavoro che hai fatto all'università, mi viene in mente che forse la seconda ipotesi è quella più plausibile. Cioè quella che appunto in realtà fosse, tu avessi molta voglia di raccontare, di guardare, di analizzare la realtà. Beh, una volta, che adesso non accade più, i documentari erano un po' il modo per dei giovani per far vedere quello che sapevano fare. Cioè allora, parliamo sempre anni 60, fine anni 60, i documentari c'era proprio un finanziamento pubblico a chi realizzava dei cortometraggi. E quindi era una palestra per i giovani autori per piano piano cercare di essere conosciuti. Oggi questo non c'è più, c'è la televisione, ci sono altre forme, però una forma molto interessante, anche perché allora il documentario ti consentiva di raccontare un po' delle storie vere, delle cose accadute, okay? E quindi è stata una bella palestra. E poi arrivare all'opera prima è complicato come sembra, ascoltando i giovani cineasti di oggi, era più semplice o altrettanto complicato di ora? No, era più difficile. Era più difficile se oggi c'è un'offerta enorme di produzione, no? C'è proprio una richiesta di produrre film, serie, e chi veniva a metà d'ora, no, era molto più difficile. Era già difficile trovare un produttore. Io ho trovato un produttore atipico, era un industriale delle mattonelle, Emiliano, che aveva, non si sa come, aveva avuto un interesse a finanziare un primo film che era Ciascuno il suo di Rosi. Ha avuto questo film di Rosi, ha avuto un grande successo e questo uomo aveva dei soldi da impiegare. Un mio amico, un attore che aveva lavorato con lui, Leopoldo Testa, ha detto: guarda, c'è un ragazzo qua che ha una storia interessante, perché non lo incontri? L'ho incontrato e questo ha detto: ho 100 milioni, facciamo questo film. E poi l'ha fatto, ha avuto un grande successo, non soltanto italiano, è andato molto bene. No, però apparentemente, come lo racconti, sembra che all'epoca, adesso non ci sono più imprenditori delle mattonelle, spesso ricorrono queste figure, non nel cinema degli anni 60 in particolare. Ora non ce n'è, non ci sono più i produttori come c'erano una volta. Oggi il produttore è uno che va a fare cinema o a Mediaset, chiede un finanziamento e fa il film con quei soldi. Ai tempi in cui ero giovane, il produttore era uno che rischiava dei soldi. Oggi non c'è nessuno che rischia il denaro, anche perché non c'è il ritorno. Allora nel cinema, se tu incassavi, avevi dei soldi.
il cinema è molto diverso come va, cioè, è già difficile che uno si riprenda con i soldi della sala, oggi si riprende con la televisione, la piattaforma, quindi è proprio cambiato il mondo. Ma il produttore di Mattonelle di cinema, poi il film come andò adesso? Non capite cosa? Il film come andò a Bottega? Il film è bellissimo, ha fatto un sacco di soldi in tutto il mondo, è venduto anche in America. E tanto credo che mi ha